Miracoli è perché, come ho detto, ci è mancato un po' di precisione, soprattutto negli ultimi passaggi. Stasera non abbiamo avuto le stesse occasioni, le abbiamo avute, non le stesse, però la mole di gioco è stata tantissima. E al momento giusto siamo riusciti a colpire e poi chiaramente il Pescara ha cercato di pareggiare fino alla fine, abbiamo tenuto bene, molto bene. Insomma, siamo contenti, dai, però ripeto, credo che il tutto dovrà essere condito da quello che auspichiamo tutti. Ti chiedo però quanto è felice per Samuel Di Carmine, forse il giocatore che maggiormente ha sollecitato poi da quando è arrivato a Verona, proprio lui l'uomo del destino di questa serata. Io sapevo che Samuel avrebbe risposto presente, però sono contento per tutta la squadra, perché non c'è solo Samuel. Secondo me, intanto in questo momento sono riusciti a cambiare marcia, a cambiare passo, a cambiare atteggiamento. E quindi non è il segreto solo di Carmine, che sta chiaramente facendo molto bene, ma Ilaribi, Colombatto, lo stesso Matos, dietro, che si stanno veramente comportando molto bene. Nelle ultime 3 partite abbiamo preso un solo gol sul rigore al 90esimo. Insomma, credo che tutto questo sia frutto sì del lavoro, ma anche che della disponibilità che i ragazzi mi hanno dato. Effetto le fa adesso ritornare a Cittadella, dove tutto un po' è iniziato di questo percorso. Questi sono poi gli scarsi di questo sport. Quando sono arrivato, non so se vi ricordate, ho detto che le cose nel calcio cambiano in fretta, no? E sembra appunto uno scherzo del destino. Da lì siamo arrivati, abbiamo preso una scoppola con i tifosi che ci hanno anche giustamente contestato. E giovedì abbiamo modo di rifarci su quel campo dove sicuramente abbiamo disputato una delle peggiori partite probabilmente della stagione. Dovrà essere diversa la prestazione, dovrà essere diverso il risultato, ma sicuramente in campo andrà un Verona diverso. Lei all'inizio aveva anche detto: io questa panchina poi me la prenderei anche per 18 minuti praticamente, altro che 2 partite. Adesso invece le partite continuano ad aumentare, mister. Sarebbe il capolavoro più bello poi, quello di questa eventuale promozione a cui manca proprio un passetto adesso. Beh, sicuramente me la prendo per 18 minuti perché, come ho detto, anche spero di rimanere poi qui a lungo, perché poi un allenatore, io credo, ma non solo io, in generale, va anche visto lavorare, perché poi solo i risultati a volte possono essere o troppo altisonanti o troppo critici. Semplicemente questo. Io sono venuto a Verona perché credo in questa squadra, l'ho dimostrato, la squadra ha dimostrato, ha risposto alla grande. E niente, e da qui, ripeto, per me è una grande soddisfazione. Io finale playoff non l'avevo mai fatto e mi ero fermato alla semifinale col Novara, e quindi sarà una cosa nuova anche per me. Troveremo un Bentegodi sicuramente strapieno al ritorno, ma prima di tutto questo dovremo andare a fare una partita importante a Cittadella, perché una squadra che va a vincere prima a Spezia e poi a Benevento, come ha vinto Cittadella, è da prendere assolutamente con le molle. Bocca al lupo, in bocca al Mister, lupo. tornando alla gara di questa sera, un Pescara, non so se è d'accordo con noi, meno bello rispetto di quello visto al Bentegodi, merito del Verona. Sì, io credo di sì, merito del Verona e forse anche un po' l'aspetto psicologico ha pesato, perché io ne ho giocate queste partite più play-out che play-off e quindi lo so, gestire il doppio risultato non è mai semplice. A Verona avevano giocato un po' più a viso aperto, era stata anche una bella partita, anche loro potevano segnare. Stasera forse solo dopo l'1-0 loro hanno avuto la palla, a parte palesterno, insomma, per poterla pareggiare, però non dimentichiamo, il Pescara ha fatto un grandissimo campionato, è un'ottima squadra, ci sono giovani molto interessanti e credo che stasera e anche nel doppio confronto, però alla fine Verona abbia meritato di passare il turno. Nella gara di questa sera, nel primo tempo, meglio il Verona. Nella ripresa, come diceva lei, dopo il gol, qualche rischio l'avete corso. Al 94esimo Bellini si è divorato quel gol dell'1-1. Beh sì, è anche normale, insomma, la forza della disperazione, te sei stanco, come ho detto ci vuole anche un po' di fattore sci, colpo un po' di fortuna e in quella situazione l'abbiamo avuta, quella che non avevamo avuto all'andata. E l'ultima cosa, mister. Il gol del Verona è arrivato dopo la sua sostituzione, l'ingresso in campo di Pazzini, e dopo la risposta di Pillon con l'ingresso in campo di Campagnaro. È stata una casualità? Boh, non lo so, nel senso che io avevo preparato comunque questa mossa, e da quello che ho letto poi durante la gara anche lui, perché come io mi sono messo 4-4-2, lui si è messo a 5, abbiamo avuto più fortuna noi e quindi va bene così. Poi ripeto, a volte magari se alla fine finisce 0-0, bravo lui, e in questa maniera è stato il cambio vincente.